fiorentini si meravigliano che d'estate rimangano così immobili in Piazza della Signoria. Varrebbe la pena di scendere dai piedestalli per guardarsi queste squadre. Il 25esimo giro della Toscana ha chiamato a raccolta il meglio del nostro ciclismo. E ci sono le due rivelazioni toscane, Soldani e Petrucci. La vittoria rimarrà certamente in famiglia. I profeti si spremono per sapere quale vincerà dei tre favoriti. Facilissimo, vincerà il quarto. Partiti! La fuga di Nannini ha dato il primo strappo. Adesso chi pedala in testa è Moresco. A Ponte di Signa il comando provvisorio è passato a Baronti, seguito da Corrieri. Ma siamo sempre ancora in fase di attesa sotto la cordiale vigilanza di Traversari, il direttore della corsa. Attacco della salita numero 1, San Casciano. Guida Magni, si va forte, la media è ancora sui 41. Nel gruppo è Luciano Maggini, il grosso è staccato di quasi 2 minuti e mezzo. Un presagio del finale. Maggini in discesa è riuscito a superare Magni, lo supererà anche nella volata di Firenze. Andiamo verso Poggi Bonsi. In altra occasione ci fermeremmo a bere il Chianti. Adesso un brindisi ideale a Pagliazzi che ha tagliato primo il traguardo. Baroni chiude il gruppo. Altro episodio del duello Magni-Maggini. Per il momento la supremazia è tornata a Magni, che conduce alla volta di Siena, dove il primo a tagliare il traguardo è viceversa Maggini. Sono 11 in gruppo. Siamo al rifornimento. Maggini fa adeguata provvista di carburante. Ci sarebbe anche il Companatico, è scaduto il tempo di vigilia. Campane del Sabato Santo. Cammina treno lampo. Ci sono qui gli inseguitori che, stimolati da Bresci, hanno recuperato quasi un minuto. Tifosi, attenti. Quello che aspettavate sta per apparire. È come a teatro quando entra il primo attore. Bartali è nel gruppo. Anche la strada lo ha riconosciuto. Pazzo mese, qui il polverone e dopo Arezzo la pioggia. Capitano della riscossa è Logli, che si ricongiunge al gruppo degli 11 accompagnato da Barducci e da Zampini. Altro passaggio a livello, ma qui i casellati non sono di carriera, tutti volontari. Magni ha una solida ripresa, è ancora il dominatore. Però dopo Arezzo verrà la consuma. I preti in Toscana sono spesso e volentieri ciclisti, apprezzano la buona pedalata. Leoni con un valente quintetto si è riagganciato al gruppo e adesso fa lui da tenore. Rassina, rifornimento. Magni gli fa onore prima che la pagnotella si inzuppi di pioggia. Bartali preme alle spalle. Ciolli, Leoni, Magni, Ortelli lavorano per arrivare alla consuma prima che Gino possa spiegare il suo sforzo. Ma lui ha deciso di darci qui la bella pagina che in tutte le corse ancora ci aspettiamo dall'intramontabile. Ed eccolo che sottomette col suo passo proverbiale la più aspra salita della gara. Il suo nome l'ha preceduto nell'aria fina del colle. Valeva la pena di salire fin quassù per vederlo ancora una volta primo in montagna. La discesa non gli è stata altrettanto amica. Una caduta lo trattiene sul ciglio della strada. Per questa volta non vuole arrendersi alla sfortuna. Abbandonerà solo alle porte di Firenze quando sarà nuovamente appiedato da una foratura. Stessa sorte a Soldani. Foratura con caduta. E il nuovo tubolare gli varrà solo per raggiungere la decisione di ritirarsi. Magni si dovrà accontentare di correre verso il sesto posto. Davanti a lui la grande sorpresa di questo giro si è già profilata. Petrucci. La folla dello stadio fiorentino vede entrare per primo Minardi. Ma ecco Petrucci, scatto sul rettilineo, vittoria. È bello veder sorgere un campione. Dopo la brillante Sanremo questa è una cresima di gloria. Loretto si snebbia gli occhi, vuole fissarli nell'avvenire. Ne ha il diritto.